get there in the end, red blood as spit, black feathers in the sun. It is the snake itself that's green, and not the skin. Così spontanea, da un, come appunto un agguato che viene teso al poeta, e così questa bella intervento ha su di lui il effetto di evocare questa, questo sentimento, poi lo riconoscete, l'avete già individuato dalla sua lettura. Serpente, è qui che troviamo la muta lasciata dal serpente, e che la meta di ogni viaggio è lo stupore e il tatto, che si arrivi alla fine, sangue rosso e sputo, nere piume nel sole, verde è il serpente stesso e non la pelle. This next point. Is the scala modeling between the routine and spirits of a lot of damage. I broke five rooms and I broke the clavicula in four pieces. And I was semi-salute for weeks and weeks and weeks and weeks and weeks and weeks and weeks. And the first time I actually left them across the valley, suddenly so beautiful, the May green hazels and the prince. Mysterious. And around the corner, that wild olive that we thought was dead. Blood flows in its repeated spontaneity, fresh growth, new bone. Altra cosa che lui ha sottolineato è l'aspetto fondamentale della musica e suoi versi. Lui la deve sempre ascoltare la sua stessa rima, fluire come musica. Non ha mai scritto un verso prima, ci ha detto, che non suonasse. E durante la fatica per il traduttore, che deve rispettare questo valore fondamentale dei testi di Mentale. Guarigione. Maggio 2009, scusate. Dopo Cristo però, maggio 2009, nevicata al rallentatore, di nuovo la ruggine di Kyoto scivola lungo la valle. Improvvisamente così belli i noccioli di un verde maggiorino e il melocotonio misterioso, e dietro l'angolo quell'ulivo selvatico che credevamo morto. Scorre il sangue in questa spontaneità ripetuta, osso nuovo di crescita fresca. Grazie di te, sono vecchio, ma comunque. I'll love the door into the street to find relief as many times before, with one sleeve on and one shoe off, astray in time, direction lost, and the start of my ruin was rising early. Still searching for the angel, I went walking through despair. And when we met, she told me that I lived in disrepair. It's dear, said she, your sword you press up here. I can't have the start of the ruin was rising early. I thought that on the intended heart,
storms of doubt, until the tide of youth went out, when the start of my ruin was rising early. I learned the cost of what I'd lost, but learning comes too late. So little time for love or rhyme, with the piper at the gate, to regain for the banishment of all who don't pay the rent. And the start of my ruin was rising early. And thus the years have come undone, to leave me walking still, along the docks and promenades in the morning river chill. There's no going back, I must go on, each night and day pass through the dawn, for the start of my ruin was rising early. Scendo in strada a cercare salvezza, come altre volte con solo una scarpa, senza camicia, né senso né tempo, ormai vicina era la mia rovina. Sempre cercando l'angelo mio, mi incamminavo senza speranza, ed incontrandola mi disse in faccia che la mia vita era tutto uno sfascio. Si vede, disse, sei molto provato, qui per la strada e mezzo sfogliato, così vicina era la mia rovina. La vita credevo l'amor rivelato e che ci fosse armonia per tutti e che nessuno volesse il male. Candidi gigli gentili nel campo, sotto i miei piedi mai sassi di dubbio. La gioventù passò via come l'onda, quando vicina era la mia rovina. Il valore delle cose perdute ho imparato, ma già troppo tardi. Poco tempo ad amore e poesia, con la barca davanti al cancello, ad infliggere la piena condanna di chi non mette un soldo da parte, tanto vicina era la mia rovina. Così gli anni sono andati in pezzi, lasciando me ancora a piedi, sopra i moli e il lungomare, nel gelo del fiume al mattino. Non c'è ritorno, si va solo avanti, c'è sempre un'alba tra la notte e il giorno, perché vicina era la mia rovina. Realize. But I also think, and I was
visiting your wonderful museum art yesterday, and it also occurred to me something we're very aware of, that Ireland is very, very poor in visual arts, in the material arts. And I think in a country, Ireland was very poor, it's rich very briefly, not poor again. In a country which is poor materially, the human spirit needs to express itself in some art form. You know this much better than we do. I think there's a period between about 16 and 22 when you really, really need music. I assume that all of you really are into some rock. Raccolgono tutta la luce rimasta in un cielo serale, il modo in cui fluiscono, abbassandosi sul tetto di una rimessa, storno accanto a brunito storno. Our life,
the life of the red-haired French girl to my left, the life of the Argentinian boy to my right, my life, and the life of all the dojo passengers who are being carried fast in the dark, or in the dark of the captive. All these lives are now being held in the hands of the pilot, in the consciousness of the pilot. And I think of other hands which can hold our lives. The hands of the surgeon, whom I will meet again when I return home. The hands of the intelligent black-haired nurse who unwound a birth cord on my neck. The soft hands of my mother. The hands of those others who have loved me. Until it seems almost as though this is what human life is. To be passed from hand to hand, to be born of improbably over trees. E così come ho tradotto io questa poesia, volevo solo rilevare come il senso profondo del testo, di questa percezione, come la vita umana sia tenuta in realtà tra le mani di qualcuno, di volta in volta diverso, è messo in evidenza dalla tipica struttura di questo testo, dove la parola mani è sempre in evidenza, all'inizio del verso o alla fine, in due casi. E anche la parola vita, cioè queste parole, tra l'altro, non è, per queste parole non viene mai usato un genitivo sassone, leggendo il testo. Chiaramente è stato lavoro del traduttore, in questo caso mio, di lasciare intatta questa struttura, perché ovviamente riflette il senso profondo del testo. Ma da qualche parte, sorvolando in costa a nord-est del Brasile, sopra Fortaleza, città di cui tutto ignoro, tranne che piena di gente, la vita di ognuno è un mistero più grande del Rio di Damasco, fu lì, mentre l'aeroplanino sul monitor del volo sfiorava l'equatore e virava ad est verso Marrakesh, che cominciai a pensare alle mani. A come è strano che le nostre vite, la vita della rossa francesina alla mia sinistra, la vita del ragazzo argentino alla mia destra, la mia vita e la vita dei passeggeri isolati, velocemente trasportati nel buio sopra l'Atlantico abbuiato, tutte queste vite le tiene il pilota nelle mani e nella sua coscienza. E penso ad altre mani che tennero la nostra vita, le mani del chirurgo che incontrerò al mio ritorno a casa, le mani dell'infermiera bruna e brava che mi liberò il collo dal cordone, le soffici mani di mia madre, le mani di coloro che mi hanno amata, finché pare quasi che questo sia la vita umana, d'essere passata di mano in mano, d'essere portata improbabilmente su un oceano. Ora vi passo la parola alla poetessa Anna Maria Repaulie, che legge ora prima in italiano, parlerà anche lei della sua politica. Voglio scrivere la mia gloria, veramente, di stare davanti a tanti ragazzi, anche quando uno è di cattivo umore, meno che è andata così, ma lo vedo tanti giovani e divento subito a lei. Quindi vi ringrazio solo per la presenza. C'è un lavoro vostro che avete fatto voi, e questa è la dimostrazione della complementarità delle arti, no? Quindi l'arte non è soltanto isolata la poesia, la nostra cultura, è insomma, c'è una complementarità tra questi modi di esprimersi, perché l'espressione è qualcosa, un bisogno, una necessità propria nostra, dell'umanità, lo dimostrano i graffiti. Andando ancora indietro nel tempo, hanno avuto bisogno di esprimersi in qualche modo.
E per quel che mi riguarda, mi diceva la professoressa, la necessità. Me ne sono accorta quando avevo 13 anni e scrissi la prima poesia davanti al mare, che tra l'altro non è una mia particolare amore il mare, anche se mi piace, lo apprezzo. E mi sono resa conto che è un qualcosa che viene da dentro, che ci si sente come dei gatti se non si riesce ad esprimere in qualche modo. E io ho scelto di esprimermi nelle mie modeste possibilità con la poesia. E mi sono resa conto che nella mia produzione, diciamo così, in maniera molto modesta, per carità, infatti oggi leggiamo delle poesie che sono tratte solo dall'ultima raccolta, vi sono delle tematiche trasversali, ricorrenti. Alcune si attenuano col tempo, alcune si accentuano e danno luogo a tematiche nuove. Rapidamente vi posso dire quali sono, tanto per dare un orientamento di qual è il pensiero o il sentimento di una persona, e poi perché penso che c'è corrispondenza un po' con tutti. La natura innanzitutto, concepita non così come un pastello, no? Come un paesaggio da dipingere, ma come ha espresso nelle sue poesie la poetessa che mi ha preceduto. Avete visto che corrispondenza tra il sentimento, il cuore e quello che la natura ci presenta. L'infanzia, anche questo è un tema che io non riesco a scacciare, perché tutto l'incanto, le paure, le immagini, i momenti magici dell'infanzia rimangono per tutta la vita. Lo dicevo ieri ai vostri colleghi, per me è come uno zoccolo duro sopra il quale si accavallano gli anni, ma rimane dentro della sento. E questo limite mi dà fastidio, come mi dà fastidio la precarietà del tempo, perché la precarietà qualche volta può significare inconsistenza, quasi inutilità, pensando che è tutto precario, finisce, allora che faccio fare? Insomma, sono pensieri che comunque penso che siano comuni a molte persone. Però con il tempo, collegato al tempo, è il pensiero del male. Anche questo io sto lottando, lo capisco, che deve essere superato e questo è in fondo il compito dell'umanità, da sempre, anche se è difficile. Però io quando penso al passato, a tutto il male del passato, è come se mi sentissi sulle spalle il peso della storia, come se fossi io colpevole di tante cose che sono avvenute. E fosse lei stessa a suggerirmi quali poesie tra queste che sono comprese nel libretto. Lei preferisce, perché io non posso essere oggettiva, no? Nella scelta. Quindi lei forse sicuramente vale più. Se tu vuoi dirmi quale devo leggere, io seguo. Succede. Perfetto. La poesia che non ha bisogno di commento. Voglio prendere le frasi. Succede di commuoversi per le piccole vite pazienti, coraggiose, degli uccelletti assiderati che fino all'ultimo hanno levato il culo, delle cavallette aggrappate per mesi in attesa del nuovo tepore, delle volpi bionde nel mondo notturno dissacrato dai fari, di tutte le creature che non sanno mascherare l'indifesa fiducia. Succede di commuoversi di più che per le lacrime della propria vita, sempre torbida, sempre contaminata, a guardar bene anche la più specchiata. Malgrado la genesi che ci rassicura, succede di non sapersi perdonare. Succede, quando non ci si pensava più, di non sapere di sé dimenticare. This happens that one grieves for small, patient, brave lives, for the frozen birds who raised their song right to the end, for grasshoppers clinging on for months, waiting for the next warm season,
or blonde foxes in their nighttime world desecrated by headlamps. For all the creatures who cannot hide their undefended trust. It happens that one grieves more than for the sorrows of one's own life, always troubled, always contaminated, if we look closely at even the squeaky clean. In spite of Genesis, which reassures us, it happens that we can't forgive ourselves. It happens when our thoughts move away that we ourselves are not able to forget. Ah, vuol leggere, piccoli cani. Dunque, ero alle porte di Viterbo e non ce la farò mai. Alle porte di Viterbo ci sono delle soggetti calde che scorrono con molta calma, molto placide, limpide, calde, così sono un po' grigie, forse perché riflettevano anche il cielo grigio, che mi hanno dato una grande idea di calma e mi hanno rimandato a un passo biblico del profeta Osea che conforta la moglie inquieta nel deserto, quando la porta nel deserto. Però prima ancora mi richiamano la mia commedia, il girone dantesco dei violenti che sguazzano, diciamo, in una specie di fangoso, di acqua fangosa un po' pesante. Purtroppo ragazzi, questa poesia non ci era pervenuta in forma digitale, quindi dovete soltanto aspettare. Allora, il vulcano alla porta di Viterbo. Qualcosa di dantesco evocava l'acquietante vulcane, del tutto opposto al vermiglio sobbollire del girone dei violenti, invece ondulato del suo borbottio per i campi estesi evaporanti. Le mani immerse nel caldo amniotico scaturito dal seno della terra senza risparmio, così come la madre, e restio il distacco da quella pace grigio perla che come Osea nel deserto mi palmava. The Vulcane outside the Viterbo. Something from Dante recalled by this calming stream, quite the opposite of the scarlet bubbling in the circle of the violet, it rippled and simmered across wide misty fields. Hands immersed in the amniotic warmth gushing from the depths of earth without stint or sparing, like a mother. I did not want to let it go, that pearl-gray quiet, as with Hosea in the desert, it offered me peace. Troppo debole per stare un minuto ancora in piedi, cercando nella notte delle stelle il favoloso messaggio. Rinuncia pari, distesa. Come potrebbe mai, pensavo, fissando il riquadro blu della finestra. E luminosissimo il diamante solcava l'esiguo cielo incorniciato proprio tra le ruote posteriori del palco dell'orsa. Esclusivo per me il gioiello. Né miracolo né caso. Risparmiati di banalizzare la fantasiosa provvidenza di Dio. San Lorenzo, doctor. Too weak to stay standing another minute, watching out in the starry night for the fabulous message. I gave up. Collapsed. How could it ever, I thought.
gazing at the blue square of the window, a brightly shining diamond hollowed across the narrow frame of sky, just between the back wheels of the chariot of the bear. Exclusively for me, this jewel, neither miracle nor chance. Don't bother to trivialize the prodigal inventiveness of God. Riprendiamo questa seconda parte del nostro incontro di poeti latini. Riesco a malcelare la mia soddisfazione, però occorre che la restituisca subito a questa platea. Con il mio scarsissimo, la professoressa Radic lo sa benissimo, inglese, che c'è scritto proprio, io quando scrivo il curriculum ci scrivo livello scolastico, e quando si scrive livello scolastico vuol dire niente, adesso non prevogliano i professori, ma il mio livello scolastico risale al Jurassic Park, voi ce l'avete fresco, e il mio è da allora, il mio sarà neanche un inglese proprio demodé ormai. Quindi ho percepito e ho capito, ma l'ho sentito anche dalle traduttrici e adesso mi è stato ridetto anche al bar, adesso me l'ha confermato la professoressa Radic, che ragazzi avete avuto tutti i complimenti dei poeti perché siete stata una platea inconsueta per attenzione e silenzio e per ascolto. Quindi grazie veramente. Devo dire che io no, nelle lingue andavo male, loro evidentemente sono tutti tanto bravi. Ho incontrato dei ragazzi fuori che hanno ascoltato con molta attenzione e mi hanno confessato che gli sono proprio piaciute queste poesie e qualcuno mi ha detto veramente e indicavano quale più o meno, quale, con, evidentemente l'hanno compenetrate bene e quindi questo mi fa molto piacere. Vi lascio alla seconda parte e ringrazio ancora tutti voi di averci onorato della vostra presenza. You can hear me. Yes. Just to begin, before I speak in English, I'd like to say bonjour à tous. And I speak now in English and I've spoken. About poetry and about why I write poetry or what it means to me, I'd like to just add, I agree with everything that I've said. No accidents, no coincidences. When we stumble against people, books, rare moments out of time, these are illuminations, like the hunter's moon that sails tonight in its high clouds, casting light into our black harbor, where four black turf boats tug at their ropes, hunger for the islands. By opposing and them, to die, to sleep, no more, and by sleep, to say we end. Goodness gracious, what is that in the middle of the road? Thank you.
Vom Eise befreit sind Ström und Bäche durch des Frühlingssolde belebenden Blick. Im Tal grünet Hoffnungsglück, der alte Winter in seine Schwäche. So sehen in raue Berge zurück. No, no, not I. I'm sorry. Put me back. Books here. How comfy. Ramo del lago di Como si volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, viene quasi a un tratto a restringersi e a prendere corso, e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. Surprise! How unusual! Rodrigo Diaz e el Cid salì a Rivivar sobre su caballo y al volver la cabeza para mirar su casa y sus tierras lloraba de sus ojos diciendo: Oh Señor, esto me han hecho mis enemigos. Passo il microfono.
i piedi. Volevo sapere soltanto che alla fine non ho capito perché mi porto. Questo te lo faccio spiegare da loro, no? Specialmente dal ragazzo che ho capito ha rimediato qualcosa. Dunque, questo era, come avete potuto vedere dal cartello, sono momenti che illuminano la nostra vita. La seconda scena, che forse in effetti poteva essere un pensiero più esplicita, però abbiamo evitato di scrivere un po' più in inglese, troppo lungo per non creare problemi proprio di interpretazione, era nient'altro che una classica scena, forse da luci, uno struscio di ragazzi pettegolando, che abbiamo poi anche studiato in pettegolezzo, più tardi che abbiamo mai sentito, si incontrano e per puro caso c'è un incontro di due persone che da tanto non si sono visti ed improvvisamente scoprono che effettivamente sono ancora legati e dovrebbero ritornare a parlarsi, a scoprirsi. Qualche domanda ai nostri ospiti, ai nostri poeti irlandesi. Chi è stato in Irlanda di voi? Aspettatela solo io, ecco. Bene, qualche domanda, forza. Anche i professori, eh? Daniel, tu ci sei stato in Irlanda? Sì. Qualche impressione e che ne pensi di questa mattina? Non è anche l'italiano, eh? That you gave us, and I really appreciate your poetry. To make it easier, I want
children laughter. Remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look after. I never found anyone to fulfill my need. A lonely place to be. As a letter to depend on me. Thank you.
Infatti io avevo aperto la aspetta, non è possibile perché...